Gli aggiornamenti Covid, un bollettino pesante quello di oggi, il dato più grave riguarda i decessi che sono ben 14, si tratta in tutti i casi di persone anziane con malattie pregresse, sono 143 i nuovi casi positivi, tra questi 66 ultra settantenni. Al grido di allarme dell'assessore Failoni, che ha stimato in circa 1 miliardo di euro le perdite provocate dallo stop alla stagione dello sci, fa eco Valeria Ghezzi, presidente dell'Associazione Nazionale Esercenti Funiviari, una chiusura così vorrebbe dire ammazzare la montagna. Ezio Facchina è nuovo assessore del Comune di Trento alla mobilità e alla transizione ecologica. Il sindaco Ianeselli sottolinea, ci aiuterà a progettare la tranvia e la stazione Ipogea. Violenza sulle donne, i dati del Trentino. Le denunce nel 2019 sono diminuite rispetto al 2018. Trento e Rovereto risultano avere un'incidenza molto più alta rispetto alle valli. Casi in diminuzione anche nel 2020 causa lockdown. Da domenica cambiano alcuni passaggi della Santa Messa, accanto a fratelli dovrà essere sempre aggiunto sorelle. Le perplessità di alcuni parroci come Don Lino Zatelli. Un cordiale saluto, ben trovati a questa edizione del telegiornale. Dunque in primo piano gli aggiornamenti Covid, un bollettino severo, quello di oggi in Trentino, a partire proprio dai decessi che sono ben 14. 143 i nuovi positivi a fronte di 2.235 tamponi, mentre resta alta la pressione nei reparti Covid. Il punto con Lorenzo Laurino. Un bollettino Covid pesante, quello di oggi. Il dato più grave riguarda i decessi, che sono ben 14. 9 le persone decedute in ospedale, 4 quelle all'interno dell'RSA. Una persona è invece deceduta a domicilio nel comune di Mezzolombardo. In tutti i casi si tratta di persone anziane con malattie pregresse. Sono 143 i nuovi casi positivi a fronte di 2.235 tamponi, tra questi 66 sono cittadini ultra settantenni. Rimane costante e ancora grave la situazione negli ospedali trentini, 38 i nuovi ricoverati, 42 i posti letto occupati in terapia intensiva, 27 sono invece le dimissioni in queste ultime 24 ore. Nella giornata di oggi si sono registrati 177 guariti. Una situazione oggettivamente grave, ha commentato il presidente della provincia Maurizio Fugatti, che oggi nella consueta conferenza stampa ha parlato anche del confronto Stato-Regioni sull'eventuale apertura delle piste da sci, anche alla luce del recente protocollo sulle linee di sicurezza approvato dalle regioni e dalle province autonome. Un'apertura, ha detto Fugatti, che si potrà prevedere solo se la situazione epidemiologica migliorerà. In caso contrario, ha aggiunto il presidente, saremo i primi a dire di no. Il governatore ha voluto rimarcare però che il tema è europeo e di come l'Austria abbia già annunciato l'apertura. Insomma, se arriverà il nulla osta dall'Europa, ma in Italia si deciderà per la chiusura, qualcuno dovrà garantire i ristori per un'attività compromessa che non è solo quella degli impianti sciistici, ma di un mondo economico che gira attorno alla neve. Un messaggio chiaro al governo dal quale adesso si aspetta una risposta. Ed ora in provincia di Bolzano, 16 decessi registrati, 169 nuovi casi positivi, 44 persone ancora ricoverate in terapia intensiva, sono appunto i numeri della provincia di Bolzano, ma sentiamo ora le comunicazioni del presidente Compacer nel pomeriggio. Il presidente ha annunciato nuove aperture. Dopo lo screening di massa all'Alto Adige revoca il lockdown totale, ad annunciarlo il presidente Arno Compacer. Riaperture previste a partire da lunedì 30 novembre. I primi saranno i negozi, i mercati, i parrucchieri e gli estetisti. A seguire il giorno 4 di dicembre bar, ristoranti e scuole, ad esclusione delle scuole superiori, che riapriranno in un secondo momento. A partire da lunedì 30 leviamo tutte le regole più restrittive rispetto alla cosiddetta zona rossa che vigevano in Alto Adige, e cioè aprono tante attività commerciali, di vendita a dettaglio anche. Si passa di nuovo alla didattica in presenza nella scuola media, riaprono anche i mercati e riaprono anche parrucchieri e estetisti. A partire da venerdì 4 apre tutto il commercio. Riaprono anche bar e ristoranti fino alle ore 18
e si passa alla didattica in presenza per tutta la scuola media. E per quanto riguarda le vacanze di Natale e la stagione sciistica? Ho posto una serie di domande, di quesiti, a cui deve dare risposta soprattutto il governo, perché non dipende dalle nostre scelte se ci sarà un turismo invernale, ma le domande che ho posto riguardano da un lato il tema: ma gli alberghi a Natale saranno aperti sì o no, perché gli albergatori devono poter programmare, ma gli impianti sciistici, che non sono collegati soltanto al turismo, perché sciano anche i residenti, i ragazzi, gli allenamenti, altre cose, quelli aprono prima di Natale sì o no? Queste dunque le domande, poi più avanti nel TG parleremo anche del Trentino in merito all'argomento della stagione invernale. Intanto torniamo in Trentino e parliamo di vaccini, perché entro il mese di gennaio ne arriveranno anche in Trentino, arriveranno qualcosa come 20.000 fiale di antidoto. Sentiamo Alessio Kaiserman. Ci sarebbe un vaccino che, testato, avrebbe dimostrato un'efficacia di azione del 95%, superando di uno 0,5% un precedente antidoto, che era quello di cui si era parlato nei giorni scorsi, prodotto dall'azienda statunitense Moderna. Questo vaccino è invece una coproduzione fra le due industrie farmaceutiche, la statunitense Pfizer e la tedesca BioNTech. Come detto, questa versione di siero avrebbe dato dimostrazione e certificazione di contrasto al Covid-19 al 95%. Ed è questo il vaccino di cui si doterà il Trentino nelle prossime settimane. Le fiale è previsto arrivino entro il prossimo mese di gennaio. Saranno fra le 17 e le 20.000 dosi. Una notizia che potrebbe far intravedere finalmente la famosa luce in fondo al lungo tunnel del coronavirus. L'annuncio dell'approvvigionamento del vaccino è stato dato dal direttore del Dipartimento Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Trentina, Antonio Ferro, il quale ha anche aggiunto che per lo stivaggio dell'antidoto il Sistema Sanitario Trentino ha ordinato anche 15 speciali frigoriferi in grado di abbattere la temperatura fino ai meno 70 gradi centigradi, ovvero quanto serve per la conservazione della soluzione. Il piano della Sanità Trentina è di procedere, non appena il vaccino sarà nelle disponibilità, alla sua somministrazione al personale medico e sanitario in generale, poi agli ospiti delle case di riposo ed infine alle persone immunodepresse, che è evidente sono fra i soggetti più a rischio assieme agli anziani. Stai Sicuro è una piattaforma per ambulatorio digitale di assistenza primaria e continuità di cura. Il progetto, sviluppato da Medical Tech in collaborazione con Social IT e con la consulenza scientifica del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Trento, guidato dal professor Gian Domenico Nollo, integra le tecnologie di telecardiologia e teleriabilitazione ed è in grado di mettere in comunicazione paziente e curante, condividere dati e anamnesi secondo gli standard più avanzati e rispettosi delle normative di privacy, sicurezza e qualità dei dispositivi medici. Il nuovo servizio verrà presentato domani, mercoledì 25 novembre alle 17:30, sulla piattaforma YouTube con un evento in streaming. Dunque, la ricerca porta a questi risultati. E noi andiamo avanti e appunto parliamo di stagione invernale. Se le piste da sci non apriranno, il danno potrebbe aggirarsi sul miliardo di euro. A lanciare l'allarme l'assessore al turismo Roberto Failoni, la presidente nazionale di ANEF Valeria Ghezzi sottolinea: una chiusura così vorrebbe dire ammazzare la montagna. Ce ne riferisce Marco De Matteis. Non possiamo concederci vacanze indiscriminate sulla neve. È il premier Giuseppe Conte a sostenerlo in queste ore, creando fortissime preoccupazioni fra gli esercenti funiviari. Il problema, chiarisce il premier, non sono gli impianti da sci in sé, con protocolli molto stringenti, ma tutto ciò che ruota attorno alle vacanze sulla neve. Ma una mancata riapertura degli impianti o un'apertura a fine gennaio sarebbe un danno incalcolabile, ha dichiarato Valeria Ghezzi, presidente nazionale di ANEF, a Mattino Insieme. Vuol dire perdere il 70 o il 100% del fatturato. Vuol dire perdere 120.000 posti di lavoro, vuol dire lasciare l'80% di questi posti di lavoro. Per i soli impianti sciistici parliamo dei 2/3, ma per tutti gli altri settori, alberghi, eccetera, sapete benissimo che parliamo di una percentuale di stagionali più alti senza alcuna tutela, perché non hanno cassa integrazione,
ma non hanno nemmeno più la NASPI. Quindi vuol dire ammazzare la montagna. Che la movida quest'anno proprio vada evitata, lo sappiamo tutti e non ci pensiamo nemmeno. Ma una pista da sci è il luogo più aperto, più distanziato, più sconfinato che c'è, non può essere assimilato a una pista da ballo. Fra le ipotesi che circolano, aprire solo ai residenti, ma questo cosa vorrebbe dire? Ci sono territori, che sono le grosse regioni, che comunque con i residenti regionali potrebbero quantomeno avere un minimo di riscontro, e ci sono territori quali la provincia autonoma di Trento, la provincia autonoma di Bolzano e la Valle d'Aosta, che se aprono per i residenti fanno meglio non aprire probabilmente. Ezio Facchini è il nuovo assessore del Comune di Trento alla mobilità e alla transizione ecologica. Il sindaco Ianeselli sottolinea ci aiuterà a progettare la tramvia e la stazione Ipogea. Sentiamo. Il suo nome era ampiamente circolato appena arrivate le dimissioni di Paolo Zanella per andare in consiglio provinciale. Il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, ha nominato il nuovo assessore alla transizione ecologica, alla mobilità, alla partecipazione ai beni comuni. Si tratta di Ezio Facchin, ingegnere con una lunga esperienza nel campo dei trasporti, maturata in svariate posizioni di vertice nelle Ferrovie dello Stato, alla Trentino Trasporti, di cui è stato presidente, e come commissario straordinario del governo per la realizzazione delle opere di accesso al tunnel del Brennero e del quadruplicamento della tratta Fortezza Verona. Il sindaco Ianeselli in una nota commenta così la nomina: dopo l'incidente di percorso legato alle dimissioni improvvise di Paolo Zanella, abbiamo pensato che questa impasse andasse superata facendo entrare in campo una riserva della Repubblica, o meglio dell'autonomia, dice il primo cittadino. Per questo abbiamo chiesto a Facchin di aiutarci a riprogettare la mobilità cittadina all'insegna della sostenibilità. Facchin avrà il difficile compito di far diventare cantieri le tante idee, dalla tramvia alla stazione Ipogea, che in questi anni hanno trovato consensi, ma non la necessaria concretezza. Ianeselli saluta anche l'assessore dimissionario Zanella. Sono sicuro, dice, che continueremo a collaborare, seppur in un modo diverso da quello che avevamo preventivato. Gli auguro buon lavoro in consiglio provinciale, dove porterà la passione e l'impegno dimostrati in queste prime settimane in giunta. Facchin sottolinea che le scelte fondamentali che saranno fatte riguardano le infrastrutture, in grado di dare una risposta brillante alla domanda di mobilità, attraverso una graduale attuazione di interventi che portano con sé azioni collegate alla transizione ecologica e alla dotazione digitale del territorio. E Paolo Zanella si assume la responsabilità delle sue dimissioni da consigliere comunale e il successivo passaggio in consiglio provinciale al posto del dimissionario Ghezzi. Le dimissioni dell'ex consigliere di Futura hanno spiazzato tutti all'interno del partito, una scelta che è ricaduta sul sottoscritto, dice Zanella. L'obiettivo però ora è garantire la continuità di Futura in consiglio provinciale. Sentiamo. Si assume le proprie responsabilità di fronte ai cittadini e al partito Paolo Zanella, l'ormai ex assessore del Comune di Trento, prossimo al giuramento in consiglio provinciale dove subentrerà al dimissionario Paolo Ghezzi, risponde alle critiche mosse dalla giunta e in particolare dal sindaco Ianeselli. Si è scatenata la bufera intorno a questo suo subentro a Paolo Ghezzi in consiglio provinciale. Il partito di Futura, più che a lei, ha riservato pesanti critiche all'ex consigliere. La sindaco Ianeselli ha detto nessuna condivisione, una scelta comunicata solo a cose fatte. Questo ci siamo comunque assunti una responsabilità, abbiamo chiesto scusa al sindaco, però crediamo che le conseguenze di questa modalità sbagliata di condividere con lui il pensiero non possano tradursi nell'esclusione di Futura dalla giunta comunale. Vi ha spiazzati la decisione di Paolo Ghezzi? Beh, sicuramente ci ha spiazzati, nel senso che comunque nella sua libertà individuale di abbandonare il consiglio provinciale si è assunta una responsabilità politica che ricade in questo momento su tutta Futura, in particolar modo è ricaduta per quanto riguarda poi le posizioni istituzionali sul sottoscritto. Nicola Serra subentra comunque come consigliere? Sì, siamo contenti che entri Nicola Serra in consiglio comunale, perché è una persona che si occupa in particolare di temi sociali, molto attento alle disuguaglianze. Credo che ci sia bisogno in consiglio comunale di una persona come lui.
Ancora nulla di fatto per il vicepresidente del Consiglio Provinciale di Trento, ruolo rimasto vacante dopo le dimissioni di Alessandro Livi. La consigliera De Magri del PAT, come rappresentante delle minoranze, ha detto in aula che non ci sono novità perché non c'è interlocuzione con la maggioranza. Alessandro Savoia della Lega ha ricordato che la nomina spetta all'opposizione. Il disco rotto, aggiunto Savoia, del presidente non va bene, danneggia tutti. Ugo Rossi del PAT ha affermato che l'accordo di inizio legislatura deve essere rimesso in discussione perché la fiducia nei confronti di Casvalder da parte dell'opposizione è venuta meno e va ridefinito, spiega Rossi, l'ufficio di presidenza. Parliamo ora di violenza sulle donne. La giornata ricorre il 25 novembre, i dati del Trentino: sono diminuite nel 2019 le denunce rispetto al 2018, da 457 a 429. Trento e Rovereto risultano avere un'incidenza più alta che nelle valli. 4 i casi di revenge porn rilevati, 131 le denunce per maltrattamenti in famiglia. Per quanto riguarda i dati degli ospedali, nel 2019 ci sono stati 500 accessi ai pronto soccorso della provincia. La fascia di età delle donne che si rivolgono va dai 19 ai 40 anni e per circa la metà si tratta di violenza domestica. E nell'anno della pandemia numeri in calo per effetto del lockdown, un fenomeno dovuto alla difficoltà di rinunciare. Fare informazione, formazione e rete sono le macro aree su cui lavora la provincia, ha detto l'assessora Segnana. Ma vediamo gli effetti del lockdown sulle violenze. Fino ad oggi sono 120 le sentenze di condanna per reati relativi alla normativa sul codice rosso emesse dal Tribunale di Trento. A dirlo il procuratore capo Sandro Raimondi, intervenuto alla conferenza stampa di presentazione dei dati relativi al 2019 sul fenomeno della violenza sulle donne. Presente l'assessora alle pari opportunità Stefania Segnana, che ha illustrato le iniziative messe in campo dalla provincia. Da subito, ha detto Raimondi, ho raddoppiato il numero di magistrati che si occupano di questo tipo di reati. Oggi ne abbiamo 4 su 10. In 65 casi abbiamo avuto l'affiancamento dello psicologo a magistrati e carabinieri per l'esame delle persone offese. Raimondi ha ricordato la misura adottata durante il lockdown che prevede l'allontanamento dalla casa familiare dell'autore delle violenze e non della vittima, un provvedimento che ha funzionato. In Trentino appena il 10% dei casi di violenza di genere riesce ad emergere e a rientrare nei dati ufficiali, ha precisato l'assessora Segnana, e i primi mesi del 2020 con il lockdown mostrano una netta diminuzione delle denunce e dei provvedimenti, dati che Luigi Di Ruscio, questore vicario di Trento, ritiene siano indice di una maggiore difficoltà a denunciare quanto accade. Se consideriamo i primi 9 mesi di quest'anno e li raffrontiamo ai primi 9 mesi del 2019, per i maltrattamenti tra familiari conviventi c'è una diminuzione da 86 casi a 68. Le violenze sessuali denunciate passano da 45 a 29. C'è poi una vistosa diminuzione degli ammonimenti per atti persecutori e violenza domestica, ha aggiunto Di Ruscio, perché per il primo semestre 2020 c'è una diminuzione da 80 a 50 casi segnalati e i provvedimenti da 62 a 15. Se poi passiamo agli ammonimenti per violenza domestica, erano 45 nel 2019 e quest'anno sono a 30. Anche la provincia di Trento ha aderito al progetto nazionale Panchina Rossa, promosso dal Movimento degli Stati Generali delle Donne, che punta a coinvolgere gli enti per installare sul proprio territorio una panchina rossa quale simbolo per sensibilizzare sul fenomeno della violenza maschile contro le donne. L'esecutivo trentino ha deciso anche di coinvolgere i comuni lungo le piste ciclabili e ciclopedonali del Trentino gestite dalla provincia. Saranno tinteggiate di colore rosso alcune panchine o ne saranno installate di nuove. L'iniziativa è stata promossa anche tramite il CAL. Oggi l'installazione ad Arco, vediamo che ha interessato le fontane, e anche a Riva del Garda, dove sono state posizionate delle panchine. A questo si riferiscono le immagini. Andiamo avanti con il giornale. Fa parlare la revisione del messale con l'aggiunta della parola sorella accanto a fratelli, ed è solo una delle variazioni, ma per Don Lino Zatelli si tratta solo di parole. I cambiamenti veri si fanno con le azioni. Sentiamo Gabriele Buselli.
Le parole hanno la loro importanza, ma in questo caso è più importante la sostanza, quello che si sente dentro e quello che si fa concretamente per vivere lo spirito di Cristo. Parole di Don Lino Zatelli, parroco nella parrocchia di San Carlo Borromeo a Trento, in riferimento alla revisione del Messale. La maggior parte delle variazioni riguarda le formule proprie del sacerdote. Rivisto anche l'atto penitenziale, accanto al vocabolo fratelli ci sarà sorelle. Adesso si dice infatti «confesso a Dio onnipotente a voi, fratelli e sorelle». Poi «e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle». Nel Gloria c'è la nuova formulazione «pace in terra agli uomini amati dal Signore». Insomma, variazioni. Per Don Lino Zatelli parole servono invece, dice, atti come quelli degli apostoli. La Chiesa non cambia attraverso le parole, pur ricche, cambia attraverso gli atteggiamenti e la vita di tutti i giorni. Come si fa a dire che questa è una novità, come sento in giro, che con l'avvento cambia il volto della Chiesa? Perché si cambia una parola e si dice fratelli e sorelle? Perché si torna a dire Kyrie eleison? Perché invece di effusione si dice la rugiada dello Spirito? E questo è il cambiamento della Chiesa. È onesto che noi usciamo con queste notizie, la Chiesa cambia, non cambia nulla. Cambiano delle parole, ma non cambia la sostanza. Le parole sono proprio vuote. È l'esistenza della persona, quando tu la incontri, che cambia la relazione, non la parola. L'importante per Don Lino Zatelli è quello che si sente dentro e quello che si opera concretamente per la gente. Cambiamo argomento, due forchette su tre e il riconoscimento speciale, novità dell'anno, la guida Gambero Rosso premia Peter Brunel e il suo ristorante ad Arco, aperto nel 2019, lo ha sentito Lorenzo Laurino. Luglio 2019, lo chef Peter Brunel approda ad Arco con un nuovo ambizioso progetto. Nasce il ristorante Peter Brunel Gourmet, una sfida lanciata per dare lustro al Trentino, terra ricca di risorse a cui dare nuova linfa ed energia creativa. A poco più di un anno di distanza, il prestigioso riconoscimento della guida 2021 del Gambero Rosso. Novità dell'anno, due forchette. Ecco, che dire, in un anno di grande difficoltà, iniziamo a vedere, diciamo, la luce del sole. Il sogno è portare a far diciamo brillare quella stellina che avevo conquistato nel lontano 2003, sempre a Riva del Garda. Una stella conquistata a soli 28 anni. Da lì un lungo percorso di ricerca che lo porta ad ottenere il prestigioso premio una seconda volta nel 2015. Una cucina mediterranea partendo dalle materie prime del Trentino. Questa è oggi la sfida di Brunel, che nel microclima del Garda sembra aver trovato il suo habitat naturale. Un terreno floreale, no? Dove dall'olio extravergine di oliva passiamo a un sacco di frutti, no? Da albero a terra, grandi oli, grandi vini, la valorizzazione di quella che è la territorialità. Un grande Trentino che vorrei, diciamo, un po' alla volta riuscire a valorizzare proprio facendolo conoscere anche per la mia filosofia di cucina. Una cucina che bada anche all'estetica, quella di Peter Brunel, che si rivolge ai mondi dell'arte e dell'architettura come fonti di ispirazione da cui trarre nuove idee. I miei punti di riferimento: De Pero, Munari, Gio Ponti, Gabriele D'Annunzio. All'interno di questo ristorante ho voluto realizzare una serie di oggetti, no, che rappresentano la mia visione di ristorazione e si ispirano di riflesso a questi grandi artisti. È stata confermata la sospensione del mercato del giovedì preannunciata nei giorni scorsi dopo una valutazione sulla grande difficoltà nel far rispettare le rigide indicazioni in merito alla regolamentazione degli accessi al distanziamento fisico. Nell'ordinanza che il sindaco firmerà è prevista l'operatività del settore alimentare. Dalla mezzanotte di oggi alle 21 di domani, mercoledì 25 novembre, è stato indetto uno sciopero nazionale del personale di Ferrovie dello Stato, che interessa anche il servizio dei treni regionali. Saranno garantiti servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. L'agitazione sindacale potrebbe comportare modifiche al servizio ferroviario anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione.
È tutto per questa edizione del telegiornale, grazie per la cortese attenzione, l'informazione torna più tardi, vi lascio le previsioni del tempo e alla pagina degli appuntamenti, grazie alla regia di Luca Galli e Mirko Sartori. A più tardi con l'informazione, arrivederci. Da Gasaus e attrezzature a Pergine Valsugana, ultra promo del mese. Felpa sotto zero più smerigliatrice angolare a €59,90, IVA compresa. Da Nardelli Sport c'è il Black Friday e ti sconta il secondo prodotto del 40%. Affrettati, la promozione termina sabato 28 novembre. Nardelli Sport a Mezzo Lombardo, a fianco Rotal Center. Cerchi una nuova opportunità di lavoro dove le tue competenze possano essere valorizzate? Affida il tuo curriculum vitae ai consulenti di CercaSì, la società di ricerca e selezione del personale di Trento dal 2002. Per maggiori informazioni, www.cercasi.org. Alto Adige TV, dove, come e quando vuoi tu. Sulla TV digitale terrestre, sulla Smart TV, sul tuo computer e in mobilità, sul tuo smartphone e tablet. Scarica gratuitamente l'applicativo Alto Adige TV da App Store o Google Play e avrai l'informazione, lo sport, la politica, l'economia, l'intrattenimento ogni giorno e ogni minuto sempre con te. Con la piattaforma Alto Adige TV, i tuoi programmi preferiti ti accompagnano ovunque, a casa, al lavoro e nel tuo tempo libero, e li potrai trovare tutti sia in diretta che on demand. Alto Adige TV, dove, come e quando vuoi tu. Gasaus e attrezzature a Pergine Valsugana, ultra promo del mese. Felpa sotto zero più smerigliatrice angolare a €59,90, IVA compresa. Finalmente torno a casa. Il luogo perfetto, dove sentirmi semplicemente Carlo. Le previsioni a cura di Meteo Trentino per la giornata di mercoledì 25 novembre. Mercoledì il cielo sarà sereno e le temperature stazionarie. I venti ancora deboli meridionali in quota e deboli variabili in valle. Per la giornata di giovedì tempo molto soleggiato con possibilità di locali nubi basse nelle ore più fredde, specie nelle vallate meridionali, e qualche nube alta in transito nel corso della giornata. Le temperature minime saranno stazionarie, le massime in lieve calo. Ed ora uno sguardo alle temperature medie registrate in Trentino alle ore 18. Trento 2,8, Rovereto 6,9, Riva 4,6, Borgo 2,7, Cavalese 2,2, Cles 3,7, Tione 2,3. Scavolini, il mio bagno, il mio living, la mia cucina. Vieni a scoprire il mondo Scavolini da Scavolini Store Trento, via Bolzano 45.
Ben ritrovati con l'agenda appuntamenti, andiamo insieme a vedere gli appuntamenti previsti per mercoledì 25 novembre. Online alle 18, istruzione ai naviganti, bambini e genitori nel mare digitale, incontri organizzati sulla piattaforma Meet della biblioteca di Cless. Online dalle 16 alle 17, intelligenza artificiale e religioni, il webinar organizzato in collaborazione con FBK vede confrontarsi i ricercatori impegnati negli ambiti dell'intelligenza artificiale, dell'economia, dello studio scientifico, sociale e della religione. Online dalle 17.30 c'è anche Eventi Green, la crisi climatica in atto, come agire per contrastarla. Online alle 21, in diretta Facebook sulla pagina del Muse, c'è DJ Set Live Blender Streaming Live Set. Questo era il nostro ultimo appuntamento, grazie di averci seguito, come sempre vi aspetto alla prossima Agenda Appuntamenti.